A causa della sua importante posizione geografica, l'Italia rappresenta uno tra i confini più facilmente attraversabili per i flussi di immigrati clandestini e trafficanti. L'antropologa Desiree Pangertz decide alcuni anni fa di ripercorrere all'incontrario una delle rotte principali di questo mercato illegale, quella che passa attraverso il cuore dei Balcani e approda in Italia tramite la porta verso Oriente, il Friuli Venezia Giulia. Il racconto del suo viaggio, il traffico degli invisibili, migrazioni illegali lungo le rotte balcaniche, è stato presentato il lunedì 10 dicembre a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo Diretto. Il libro tratta di una piega sociale a molti poco conosciuta, ovvero il traffico di esseri umani, un crimine globale, e in questo testo viene affrontato su diversi aspetti. Viene presa in considerazione la normativa internazionale del caso, quella italiana, viene fatto cenno al modello italiano di contrasto alle mafie che ovviamente sono coinvolte nella gestione di questo traffico, e poi gran parte del volume è dedicata alla mia esperienza sul campo. Infatti sono stata impiegata dal Ministero degli Affari Esteri come program officer per 2 anni in Bosnia e Erzegovina, e lì ho potuto appurare proprio con i miei stessi occhi qual era la realtà di questo paese balcanico.